Per iniziare la terza puntata in diretta web radiofonica qui su Saius Web Radio con Gianluca e il mitico Saius in provvisoriamente i due compari MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali. In diretta web radiofonica, come mi piace sempre dire, naturalmente ogni volta che ci sentiamo qui sulle web radio frequenze di Saius Web Radio, con la nostra terza puntata, terza esperienza insieme di questa, diciamo così, primissima trasmissione che stiamo tentando di fare dal vivo in diretta qui su www.saius.com oppure nel nostro blog www.saiuswebradio.net con Gianluca, che per l'appunto sarei sempre io che vi sta parlando in diretta. Sono le ore 22.06, se volete controllare, naturalmente. E appunto dicevo, con Gianluca ed il mitico e grande Saius in provvisoriamente i due compari MM, ovvero il verbo prenderà vita delle nostre cavità orali. Eh sì, sì, siamo appunto in diretta dal vivo, quindi mi raccomando, ogni lunedì vorremmo fare questo grande momento insieme, diciamo così, questa anche tappa storica della Saius Web Radio, un sogno che si avvera anche per Saius, quindi vorremmo tentare di fare questo appuntamento fisso ogni lunedì sera alle ore 22, appunto alle 10 di sera, in orario italiano, appunto, quindi Central European Time, come si suol dire, perché ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che ci ascoltano anche dall'estero, da fuori Italia. Grazie, so welcome everybody all over the world, you're listening to Saius Web Radio, thank you very much for coming here, you're listening on www.saius.com or even you can write on our blog that is www.saiuswebradio.net, so check it out. Well, forgive me for my English, of course I'm just a little Italian, I try to speak it in any way, and this is an Italian web radio, and so obviously we speak in Italian. So by the way, if you want to stay on time here, stay here online because we start speaking Italian, and thank you very much for coming here, thank you for listening to us, so stay here and listen more Italian language if you want to understand it, if you want to learn it, or if you want to improve it, do it, otherwise you can make a laugh if you don't understand any word in Italian. See you next time, bye. Quindi questo era un omaggio che volevo dare a tutti coloro che ci seguono anche dall'estero, e adesso basta, mi fermo qui, se no mi dilungono le solite chiacchiere mie, e passo la parola presentando e chiamando in causa il grande e mitico, turbolento, inesorabile, e chi più ne ha più ne metta, Saius! Vai Saius! Ma tutto sto casino per dire che devo entrare io? Eh beh certo, come sei scherzando? No, no, dico sul serio, che... No, non scherziamo. Voglio far sentire il suo brano fino alla fine ai nostri ascoltatori. Cosa ne dici? Ah, a proposito, il titolo di questo chi è? Ah, Metropolitan, di Bert Jarrett. Yes. Yes, questo è, a proposito, quindi vi ricordiamo che su Saius Web Radio, tra l'altro, potete ascoltare parecchie canzoni di gruppi magari più sconosciuti che il grande Saius va a cercare in giro per il mondo. Questo era Bert Jarrett con Metropolitan, devo dire un pezzo molto molto carino, su serio, molto bello. Prego Saius, a te la parola, esordisci con quel che vuoi, io sto un po' zitto che mi pare che arrivo bello potente qua, come volume, come al mio solito. No, io sto zitto, voglio far ascoltare il suo brano. Però, proprio questa sera mi vuoi cogliere... Va bene, allora ascoltiamo questo brano un po' rock country, bello, 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 mi piace. Ebbene cari amici, ed eccoci qua, il vostro Saius, sempre che vi chiacchiera qua. Come al solito Gianluca per presentarmi fa un tanto di quel casino che non ci capisco più la mazza dopo. Bene, te la fai la risata, disgraziato. La risata ci scappa sempre. Comunque vi faccio presente che anche nella terza puntata il nostro caro Gianluca si è messo il pigiamino con gli orsacchiotti. Sì, ce l'hai gli orsacchiotti lì.
Bene, una cosa seria, Science Web Radio è una web radio che nasce per dare modo alle persone di non dimenticare. Ecco perché sentite molti, diciamo, nelle nostre rassegne stampe e interventi, diciamo, registrati, personaggi che parlano delle nostre disgrazie, disgrazie che ci capitano tutti i giorni grazie ai nostri governi. Ma adesso non voglio parlare perché già parleranno i quattro articoli che ho scelto e che Gianluca dovrà leggerci. Però la cosa importante è 22:11 in questo momento. La cosa importante, dicevo, è scriverci saiuzradio@gmail.com, mandateci tante email, vostri pareri, mandateci a fanculo, insomma fate quello che volete, l'importante è che ci scrivete e ci dite cosa ne pensate. L'importante è anche un vaffanculo costruttivo, interessante per noi. Bene, Gianluca, perché ridi? Ma perché, come sempre, ti sei fatto riconoscere, e di solito sono io quello che dice le parolacce in privato, ma in pubblico non mi piacciono. No, invece volevo segnalarti, Saius, io sono distantissimo dal microfono, però mi arrivano messaggi di persone che chiedono gentilmente di abbassarmi di volume, perché io mi sento anche con ritardo sul sito, sono veramente E la musica come la sente, no? La musica la sentono bene, sono io che praticamente ammazzo tutti col mio super volume. Come al solito, vuoi sempre esagerare, fare uno sbolone. Lo sbolone, ok, no, io invece volevo ringraziare tutti coloro che sono all'ascolto, ringrazio anche personalmente le persone, senti che bello, personalmente le persone, un po' la Catarella di Montalbano, le persone che, un personaggio molto carino, bravo l'attore anche che interpreta il ruolo nel fare quelle cose. Volevo ringraziare tutti coloro che sono all'ascolto, nonché appunto i miei amici, le persone care che mi ascoltano, coloro a cui l'ho fatto sapere e sono appunto online in linea ad ascoltare, vi ringrazio, quindi ringrazio anche un po' oltre all'estero, come ho appena ringraziato omaggiando un po' la lingua inglese, mi fermo lì, basta, e ringrazio tutti coloro che dall'Italia anche ci seguono, da tutte le varie regioni e province, a partire dal sud, dalla Sicilia, la mia mitica Sicilia da cui ho le origini. No, non mi è piaciuto quando, questa sceneggiata. Un baciamo la mano a tutte quante fatose che sono già assute e pelle vecchia che mi ascoltano. E quindi andiamo avanti anche risalendo un po' l'Italia e ringraziando coloro che dalla Toscana, Dio Bonino, Maronna, ci ascoltano anche loro. E poi un saluto chiaramente a tutti coloro che sono qui in Veneto, in provincia di Treviso, Gatto Capio, che salutiamo di cuore per ascoltarci. Bene, mando le ciance, io spero che non... mi sento sempre che sbrego, Rosario, perché qua sbreghiamo, come si dice allora, in lingua tipica. Se tu sbreghi molto, adesso parlo e vediamo, ti tolgo. Ah, naturalmente salutiamo anche, e qua ci penserà il nostro Saiuz e tutti gli amici anche di Napoli, naturalmente. Vai, voglio non voglio salutare nessuno. Ah, vabbè, bravo, così mi piace. No, la cosa importante che mi preme, sì, essendo una web radio che trasmettiamo in internet, quindi il mondo ci ascolta in questo momento, anche perché sono andato a vedere sul blog in questo momento. Ci sono stati 51 accessi solo in questo momento, anzi 54 facendo un resto. E se ne sono andati via tutti. hanno sentito Saiuz e hanno detto no, il Che Guevara della situazione. Bene, allora Saiuz, io direi che finalmente potremo iniziare alla grande. Ci siamo lamentati, io mi sono lamentato con te perché ci scegli sempre articoli molto tristi. Allora no, facciamo una premessa, io avevo scelto un qualche cosa di diciamo più leggero, ma Gianluca si è rifiutato di leggerlo. Queste erano notizie tutte, prese un po' di gossip in giro, no? E però Gianluca diceva di no, allora io ho trovato un qualcosa di più difficoltoso, anzi questa sera dovrà proprio dare il meglio di sé nella lettura di questi articoli, che poi non sono articoli completi, ma diciamo sono parte di articoli, perché così riprendiamo un attimino quello che ci succede giorno per giorno. Ebbene Gianluca, adesso sì, non ascoltiamo il pezzo, anzi, perché mi sembra che non è in scaletta nessun pezzo adesso. Dovresti... secondo te no, invece sì, invece sì, a seguire una scaletta. Invece sì. Ma mi faccia il piacere, mi faccia, non le dico altro. Abbiamo i Mama Vibe, si dice così? I Mama Vibe, sì, allora io volevo anche dire, lanciare la palla a Rosario, detta da me in queste condizioni anche fisiche, è tutto un programma, lanciare la palla a Rosario, all'altro capo, dalla sua postazione
versione microfonica, dicendo anche che la Saius Web Radio dà la possibilità a diversi gruppi che abbiano il piacere di andare in onda, di mandare in onda le proprie cose. Tra l'altro ricordo che nel sito www.saius.com e nel blog www.saiuswebradio.net potrete anche trovare tutte quante le indicazioni a riguardo. E non c'è solo Saius Web Radio, ma c'è anche Saius Web TV. Quindi ora passo la palla al grande Saius, che vi spiega se avete un gruppo, nonché poi anche un'associazione o quant'altro, ma in questo momento parliamo particolarmente di musica e volete mandare in onda i vostri brani, i vostri pezzi o addirittura dei video, vi spiegherà il grande Saius come fare. Scusa Saius se magari lo volevi dire dopo, ma lo diciamo finché ci ascoltano, perché tra poco saremo in tre. Io siamo rimasti in tre. Prego, vai Saius. Allora, Saius Web Radio vuole dare spazio anche a quei gruppi o cantanti solisti che vogliono farsi conoscere. Noi non siamo nei talent card, non siamo né etichette discografiche né niente, però molte volte ci capitano delle persone che o per pudore o per chissà per che cosa fanno anche dei buoni pezzi, però non si fanno sentire. Noi daremo anche questa possibilità. Scusami Saius, se ti come al solito sì, è sempre in 13 questo. Il Saius diceva per pudore, poi io aggiungo appunto perché suono anch'io in alcune band, in particolare in una che poi appunto nel corso della trasmissione vi dirò, oltre che per pudore anche per difficoltà economiche o per difficoltà di espressione, specie per chi fa musica propria, perché sappiamo bene, non è una critica, non voglio muovere nessuna polemica, però sappiamo bene le difficoltà che si hanno nel produrre o nel fare musica propria, che permettetemi è una cosa di grande soddisfazione, come fare anche cover, perché no, però diciamo a maggior ragione Saius dà la possibilità a chi per non pagare appunto diritti o di altro genere o per non pagare grosse somme a casa o quant'altro, con tutti annessi e connessi, dà la possibilità ai gruppi di potersi anche fare pubblicità utilizzando questa Saius Web Radio. Premesso che, come mi ha spiegato Saius fin dall'inizio, perché io venendo fuori anche da un'altra realtà di spettacolo, una web radio non è come una radio normale, fra virgolette, che si può ascoltare via etere, quindi ha anche un ritorno diverso, è vero, però diciamo che a Saius adesso faccio completare l'opera di ti ringrazio, cioè, sì, perché io mi dico se me ne vado, cioè io alzo, sì, me ne vado, anzi non faccio, mi sprolozzi all'inizio, con chi mi conosce sa. Comunque, come sempre, da scaccolatore folle quale sei, insomma. Grazie Saius, oltre al pigiamino, adesso so proprio ti sto sputtanando, insomma, al massimo. Sì, e tu mi piace che mantieni questo linguaggio molto aulico, che già le due volte che hai detto bip bip, e questo ringraziamo a tutti coloro che se ne saranno andati, no, volevo continuare il discorso appunto perché la cosa è interessante, perché la scelta di trasmettere solo musica sotto licenza Creative Commons, perché questo tipo di licenza, secondo il mio modesto parere, è la massima espressione di democrazia, cioè ogni autore, ogni gruppo, cantante che mette la propria opera sotto questo tipo di licenza la mette a disposizione di tutti in modo gratuito. Ovviamente c'è sempre anche un ritorno, perché se ci si poggia, scusate l'impaperamento, su dei siti come www.giamento.com, come bitnik.it, diciamo si può avere anche un ritorno economico, perché ci sono migliaia e migliaia di gruppi e cantanti che fanno questo. Non esiste solamente la realtà che ci fanno vedere i grandi media, le grandi emittenti radiofoniche, dei cantanti commerciali, diciamo. Si può essere commerciale però usando un altro tipo di licenza. Questo tipo di licenza permette a chiunque di poter scaricare il brano, copiarlo gratuitamente, prestarlo, darlo in giro, eccetera, farlo girare e poi volendo si manda un obolo all'autore, insomma. Comunque la presentazione di gruppi attraverso Saius Web Radio può essere anche interessante, perché noi siamo non in collaborazione, ma diciamo siamo a conoscenza di diverse etichette discografiche indipendenti che mi mandano molte volte anche brani di loro, diciamo, associati o come si vuol dire, che purtroppo io non posso mandare in onda perché sono sotto licenza SIAE.
Io non è che combatto la SIAE, però la SIAE qui non è benvenuta in Science for Brago. Quindi se qualcuno è amico della SIAE è un piacere avervi come nemici, come grazie amici. A Science che ci fa sgambizzare. Cioè, tu sai benissimo che tutto ciò che licenzia Creative Commons, dal software andare avanti e anche come a livello artistico, come canzoni, musica eccetera, per me è sempre ben visto questa cosa. Bene, non voglio parlare molto però, perché volevo mandare l'altro pezzo, senza stare ad annoiare i nostri amici che ci ascoltano, e mandare il secondo brano di oggi. Che lo vuoi dire tu il titolo, disgraziatolo? Va bene, lo dicono io, che magari che ci provo un po' un pochettino. Allora, questa volta il nostro Saius ha selezionato questi due gruppi, questo cantante, questo artista, questo Bert Jarrett, che mi piace molto, questo rock countryggiante blues. Sentirete anche dopo, specie alla fine, ho scelto dei pezzi molto bravi, molto belli, e ringrazio molto bravo Saius perché ha fatto delle cose carine. E adesso andiamo ad un gruppo italiano che si chiama Mama Vibe o Mama Vibe, perché sarà molto interessante, con Mama Vibe Reggae, Reggae Vibration, cioè Mama Vibe Ragga e Vibration, vi piace così? Allora Mama Vibe Reggae Vibration con Politico, vai Science, che così facciamo ascoltare questo pezzo molto molto, non dico altro, vai Science! Promise.
Sì, grazie. Allora, molto bene ragazzi, siete ancora all'ascolto di Saius Web Radio. Questa appunto è una web radio, come volevo già ricordare per l'ennesima volta. Vi sarete rotti, eh? Allora, scherzi a parte, siete su www.saius.com, appunto siete su Saius Web Radio, Saius Web TV. Volevo ricordare anche una cosa molto importante. Adesso naturalmente andremo con la lettura del primo articolo, magari per chi non ci ha ascoltato le altre volte, intanto cerchiamo di dare un target a questa trasmissione un po' così, che vuole essere una crescita insieme. Quindi se avete consigli e suggerimenti da darci, scriveteci nel nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net. importantissimo, perché è il mezzo primario di comunicazione tra noi e voi, e tra voi e noi soprattutto, perché potrete per appunto scriverci, scrivendo appunto un vostro commento, le vostre impressioni, opinioni, suggerimenti, perché no, critiche, basta che siano costruttive per l'appunto. E anche per quanto riguarda poi anche le singole trasmissioni e le singole anche programmazioni che vanno in onda, all'interno, se uno proprio non vuol scrivere, può pur sempre mettere un indice di gradimento. Per noi, io ve lo ripeterò fino alla nausea, anche nelle mie trasmissioni, perché per noi è importantissimo avere un minimo di feedback per capire anche sinceramente per fare qualcosa a voi gradita, insomma, diciamolo chiaramente, anche per migliorare e migliorarci insieme, sebbene con l'autocritica, l'autoanalisi capiamo i nostri limiti e difetti. Bene, vi ricordo che oltre al blog, il www.sciencewebradio.net, ci potete anche seguire, cosa importantissima, con tutti i mezzi che la tecnologia e la, diciamo così, l'informatica attraverso internet ci dà a disposizione, e abbiamo e utilizziamo anche su Facebook. Quindi andate su Facebook e cliccate con il nome, cercate il nome Saiuz e troverete la pagina Saiuz appunto su Facebook, oppure ci potete anche trovare in YouTube sempre con il nome Saiuz, in cui troverete soprattutto i filmati riguardanti la Saiuz Web TV. Ed infine, per chi vuole seguirci, c'è anche naturalmente Twitter, sempre con l'acronimo, con il nome Saiuz. Ci trovate in Twitter e potete fare, trovate anche me ovviamente, ma anche Saiuz e tutti quanti, ci potrete seguire anche lì. Bene, un'ultima cosa, chi volesse scriverci anche così un po' più personalmente o più accuratamente, abbiamo anche una casella ovviamente di posta elettronica. L'email, prego Saiuz, la faccio dire a te, anche perché come al solito io non me la ricordo. Parli sempre tu. Lo dico, è da tenore. Questo canta assai, è un canarino che sta muto. Allora ve la dico io. Sì, dai, ve la dico. Vai. Io. Allora, l'indirizzo a cui potete scrivere l'email, praticamente l'indirizzo di posta elettronica, è saiuzradio@gmail.com. Quindi saiuzradio@gmail.com. Scusate, saiuzradio@gmail.com. E novità assoluta, come ho ricordato anche nella mia ultima trasmissione che va in onda per questa settimana, The Rock Band History, ve la consiglio se volete ascoltarvi una carrellata della storia di alcune rock band che hanno fatto grande il rock in tutto il mondo, solcando i palcoscenici di tutto il mondo, come direbbero nelle web radio. Il mio indirizzo, appunto, ho un nuovo indirizzo pure io di posta elettronica presso Saiuz, che è Gianluca, facile facile, e vai gianluca@saiuz.com. quindi ripeto, gianluca@saiuz.com, e naturalmente avrò l'infinito piacere ed onore, mi auguro, di ricevere le vostre ben gradite email e ovviamente poi di rispondervi con moltissimo piacere personalmente. Naturalmente ora io mi zittisco, come direbbe qualcuno, e lascio la parola a Saiuz per poi rimandarla a me ufficialmente per leggere l'articolo. Sì, dicevo, per chi non ha ancora ascoltato la nostra trasmissione, poi dateci pure dei consigli, suggerimenti, idee o preferenze. Per il momento noi l'abbiamo impostata così, doveva essere di un'oretta, ma vedo che già mezz'ora è andata via e non abbiamo fatto nulla se non chiacchierare a vuoto. Doveva essere una chiacchierata tra amici, doveva esserci la possibilità di fare. Sì, doveva esserci la possibilità di farvi intervenire in diretta web radio, sono addirittura, ecco, le 22:29:30, tra qualche secondo, di farvi intervenire in diretta tramite una audio chat che avremmo avuto a disposizione, ma per motivi tecnici purtroppo non è ancora disponibile, quindi molto presto speriamo di farvi intervenire e dare appunto voce alle vostre cose. Intanto, se volete scriverci su Facebook o sul blog www.saiuswebradio.net o all'email o via SMS, come già qualcuno fa di quelli che mi conoscono,
buongiorno personalmente e ringrazio e saluto per essere all'ascolto, carissimi amici miei, che soddisfazione, che piacere avervi per questa volta, per la prossima poi, anzi quando mi vedranno a sputazzate andà la faccia. E allora, vi dicevo, se volete appunto scriverci anche in diretta, diamo vita alle vostre cose, più avanti avremo la possibilità anche di intervenire e quindi il verbo prenderà vita nelle vostre, oltre che nelle nostre, cavità orali. Vai Saius! Ah, sti bip che sento, è sempre il tuo cellulare. Sono i miei carissimi amici che ho appena salutato. Ma io non ho amici. Beh, io sì, qualcuno mi è rimasto. Nessuno mi pensa, va bene. Io solo nemici hai, ma se le guardano tutto un dall'aceto. Aceto forte avete. Naturalmente questo è un omaggio che do alle mie, diciamo così, parentele siciliane, amici. No, volevo chiedere scusa agli amici se per caso si è alzato un attimo di saturazione. Agli amici degli amici. Agli amici e alle amiche, perché c'è stato un attimino un problema col mixer. Ma spero di averlo risolto in questo momento, no? Un problema tecnico che può succedere, okay. No? Cavoli. Sì, ma vedi, io ho avuto molto gentilmente chi mi ha avvisato e ringrazio ancora, oltre che via SMS come ho fatto e mi distraggono i disgraziati, li ringrazio anche personalmente via web radio. Andiamo avanti Saius, perché no, volevo soltanto bene, gli articoli di stasera non sì. Credo che riusciremo a leggerli tutti, ma chi se ne frega, tanto sono sempre cose che tristissime che Saius no, la cosa appunto, che dicevamo... mi preme, no, la cosa che mi preme, ci sono due cose che mi premono in questi articoli, anche a me, guarda, e sono tutte e due presi dal Fatto Quotidiano, www.ilfattoquotidiano.it. Sì? Dal Fatto Quotidiano, uno che riguarda l'Eternit, di quello ne vorrei che tu ne leggessi qualcosa, certo. E poi tu... sempre per non dimenticarci delle cazzate di Berlusconi, parlare anche di Rubi Rubacuori, ok? Giusto per rimanere in tema, perché io dopo volevo un attimino fare una presentazione, se riesco a trovarlo, perché come al solito mi perdo fra tutte le finestre aperte che ho sul computer, e io mi perdo, no, perché mi è stato girato da, ecco qua, forse l'ho trovato, mi è stato girato da una casa discografica. Ah sì, bravo Saius, dillo pure agli amici. Non posso fare, mi dispiace, purtroppo mi hanno mandato anche i brani, però non posso far ascoltare i brani perché sono sotto SIAE. Però mi piacerebbe parlarne di queste cose, perché è la Garage Record, che è una casa discografica indipendente, e, che presenta ogni tanto, presenta qualche disco, qualche gruppo cantante, ci avvisa e se noi possiamo, insomma, ne parliamo con... come possiamo, ok? Però adesso leggiamo il primo articolo, perché siamo andati molto oltre, abbiamo sforato di quello che può essere, diciamo, l'andamento, la scaletta che abbiamo. Anche qualsiasi dignità. C'è proprio dignità che ormai è sotto i piedi. Ormai io qua non mi presento più, già che non posso uscire, che no, non riesco non manco più a camminare di casa, va bene. No, allora ti dicevo, di leggere solamente quello dell'Eternit subito. Poi dopo cercherò avanti di fare un commento, ma non ci sono molti commenti da fare su questo. Purtroppo no. E poi dopo faremo ascoltare un altro brano della nostra scaletta e dopo parleremo di questo gruppo che mi presenta la Garage Record. Ok? Se ti va bene... Okay. Sì, noi come sempre con l'articolo. Sì, io naturalmente premetto che non mi sono mai preparato in nulla, quindi vado a leggere come viene. Allora, come diceva Saius, da Il Fatto Quotidiano, questo estratto di questo articolo che si intitola Eternit, la sentenza di primo grado. Gli imputati condannati a 16 anni. I due imputati, Stefan Schmidheiny, senti che bello anche così in tedesco, e il miliardario svizzero di 64 anni e il barone belga Louis de Cartier, 90 anni, colpevoli per disastro ambientale e omissione di cautele antinfortunistiche. 30.000 euro di risarcimento per ogni vittima, 16 anni di reclusione, pagamento delle spese processuali, risarcimenti ai familiari delle vittime e degli ammalati e interdizione dai pubblici uffici. È questo il contenuto della sentenza di primo grado del maxi processo Eternit, dove Stefan Schmidheiny, miliardario svizzero di 64 anni, è stato condannato insieme al barone belga Louis de Cartier, 90 anni, per disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Il dispositivo fa però una distinzione tra gli stabilimenti italiani, dichiarandoli colpevoli per quanto riguarda Casale Monferrato e Cavagnolo, in provincia di Torino, mentre il reato sarebbe estinto per prescrizione per gli stabilimenti di Rubiera, in Emilia-Romagna, e Bagnoli, in Campania. Dopo aver pronunciato la sentenza di condanna per i due imputati, il giudice Giuseppe Casalbore, o Casalbore, ma penso che sia Casalbore appunto, ha letto i risarcimenti decisi per le parti civili ed ha elencato tutti i familiari delle vittime, per le quali la Corte ha stabilito un risarcimento di 30.000 euro per ogni congiunto e 35.000 euro a testa per gli ammalati. La Corte ha poi deciso un risarcimento di 100.000 euro per ogni sigla sindacale per l'associazione vittime dell'amianto, 25 milioni per il comune di Casale Monferrato, 4 milioni per il comune di Cavagnolo, 20 milioni di euro per la regione Piemonte e un provvisionale di 15 milioni per l'INAIL. Alla lettura della sentenza, alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Per i due, che sono stati alti dirigenti della multinazionale svizzera Eternit, l'accusa aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. Il processo è durato oltre 2 anni e si è articolato in 65 udienze. Ai dirigenti vengono contestate le morti di 2.100 persone e le malattie che hanno colpito altre 800 persone nelle zone degli stabilimenti di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, Cavagnolo, in provincia di Torino, Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e Bagnoli, in provincia di Napoli. Le parti civili che si sono costituite in giudizio sono oltre 6.000. Prego Saiuz, a te la parola del commento. Beh, i commenti, ci sono pochi commenti da fare. La cosa che mi preme di dire sono due cose. Innanzitutto c'è un errore sul fatto di Bagnoli, perché Bagnoli non è in provincia di Napoli, ma è in Napoli. Sì, infatti. Perché, sì, no, conosco bene perché io vengo da quelle parti, quindi sì, io ho letto l'articolo. La Valle Giere d'Aosta, Napoli, è la città di Napoli, che è, diciamo, a 1 chilometro dallo stadio San Paolo, quindi la città di Napoli. Però non è quello che mi preme. La cosa importante di questa sentenza, secondo me, è il fatto che finalmente si è deciso di condannare e quindi nel campo giuridico questo fa testo, per quanto riguarda anche altre, diciamo, cause del genere, che quindi si è dichiarato che ci sono dei colpevoli, perché l'amianto è la cosa diciamo che porta il cancro, cioè in effetti distrugge le persone, uccide le persone, e non si è mai voluto credere a queste cose, ma finalmente un giudice, una sentenza ha messo il punto alla situazione, ha detto bene, questa sono realtà e bisogna risarcire. Secondo me prima di risarcire però le grandi industrie, i comuni e le nazioni dovrebbero, secondo me, dovrebbero prima di far costruire fabbriche del genere dovrebbero pensarci due volte, perché dovrebbero trovare almeno dei luoghi che siano distanti dai centri abitati, perché queste sono tutte aziende che sono state costruite nei centri abitati, dove ci sono case, c'è gente che ci vive. Quindi viva questa sentenza e speriamo che non si avranno altre morti per queste cause, che sia di insegnamento per tutti, anche se ci credo poco, perché il capitalismo è guarda il profitto e non la salute della gente. Va bene Gianluca, per quanto riguarda questa io avrei terminato. No, scusa, perché non volevo parlare molto su questo, però mi premeva anche perché è una sentenza che questa qui, perché avendo vissuto in quelle zone, a Bagnoli, da quelle parti, certo, sapevo benissimo quando c'erano le gittate diciamo di questi stabilimenti, il cielo diventava rosso e sui balconi ti trovavi tutta una polverina rossa sui balconi, quindi gente che respirava questa roba, anche gli abitanti, non solo gli operai degli stabilimenti. Va bene, passiamo al pezzo, dico, se no metto a piangere. Sì, sì, sì. Sì, come al solito, poi io dico, dovevamo fare una cosa più carina, sai, si mette a fare queste cose che... Sei tu che non hai voluto parlare di gossip,
Sì, no, infatti, insomma, hai detto che la prima volta che abbiamo fatto una sorta di direttina così di prova tecnica eravamo molto sciolti, poi quando naturalmente le cose le devi fare preparate diventi di una tristezza unica. E allora dicevo, magari la prossima volta Saius ci parlerà di una cosa di gossip. Mi ha proposto la cosa, ho guardato il sito, mi sono sconcertato alla siciliana e quindi anche vomita, ho detto no, io non leggerò mai nulla del genere, che già dissocio da Saius su tante cose. Allora, su questo no, su Paris Hilton o sull'ultima moda lasciamo perdere, o se Angelina Jolie e Johnny Depp ha lasciato la Paradis perché ci ha conosciuto la Jolie a Venezia, no, per piacere, saranno anche cose interessanti e carine per qualcuno, però magari vedremo più avanti se qualcuno ci richiede. Non ti piacevano anche quelle informazioni? Ma sai, avrei diciamo mandato anche delle interviste in onda, pensa, certo, avrebbe mandato di tutto naturalmente, come al solito. Dai, passiamo all'altra canzone, che appunto di questo artista che vi consigliamo, andatevelo a cercare, merita proprio, Bert Jarrett. Allora, BertJarrett. Ah, naturalmente saluto sempre gli amici dall'estero oltre che quelli italiani, e quindi vi ringrazio che siete all'ascolto. Non so che orario sia nella vostra nazione, perché non sapendo da dove ci ascoltate, da tutto il mondo dipende appunto dove siete, poi in America ci sono varie fasce orarie. Allora andiamo ad ascoltare con Only You, Bert Jarrett. Vai Saiuz, ascoltatelo che merita, grandioso. I was saving my breath, I was under your wake. You were happy to find a mind unclouded and free. What about me? I was wearing my heart, my vitality. Suffocation and death could not catch up with me.
Bene cari amici, avete ascoltato questo bel brano di Bert Jarrett. Io non lo pronuncio bene come lo può pronunciare Gianluca, però ci siamo, eh. Ecco, Only You, l'ho detto bene Gianluca, vero Only You? Bravissimo, Sales. Naturalmente tu come... Era un'altra cosa. Come dici sempre, la tua prima lingua è il napoletano, la tua invece prima lingua straniera è l'italiano. Esatto, quindi... quindi apprezzo molto questa cosa. Va bene, poi naturalmente di questo artista sentiremo altri due brani prima della fine, molto più belli devo dire, questo era solo per scaldarci, capire un po', gli altri sono un po' più belli tirati, piacciono anche a me parecchio, anzi li ho scelti grazie a Saiuz, gli ho dato l'ok, quale direttore artistico, giusto Saiuz? Direttore artistico sei tu, vabbè insomma, comunque certo, con compensi esorbitanti, stratosferici. No, aspetta che poi abbiamo si può scherzare su queste cose, sappiamo che qui è tutto gratuito, non si piglia la rida, sappiamo, anche perché lì è fuori costo, quindi. E quindi la Saiuz, come dice sempre la voce registrata, è una web radio senza scopriamo qualcosa di nuovo, dai. Scopo di lucro, e quindi naturalmente anche noi siamo senza scopo di nulla, anzi neanche quello, e qui mi però fermo. Sarebbe stato bello farti leggere quegli articoli capperi, quelli di gossip, mi sarebbe piaciuto guarda. Bene cari amici, io vi voglio ricordare che siete sempre all'ascolto di www.sciencewebradio.net, so welcome everybody all over there, all over the world, because I know that you are all over the world. Yes, I know that you come from England, from Germany and from USA, and I want to thank you very much for listening to us. www.sciencewebradio.com is the website, and www.sciencewebradio.net is the blog where you can write down everything you want, and we are happy to have you on our blog. So let's speak in Italian and say goodbye to everybody for next Monday. Ciao! No, perché cioè io te lo guardo, che parte, Gianluca, che lo sto guardando, mi sembra tanto che sia un cane che sia per darmi un morso. Sì, quando parla così in inglese. Wow. I wanna say hello to my friends from London. If anybody comunque, is parliamo di una cosa seria in questo momento. Sì, volevo parlarvi, la Garage Records è una piccola casa discografica indipendente, credo che sia della provincia di Treviso, quindi la nostra provincia da dove noi trasmettiamo da Treviso, per chi non lo sapesse, non è cosa nota. Mi hanno presentato non so se è un cantautore o no, ma si chiama Antonino Di Cara. E questo Antonino Di Cara è anche giovane, dell'82, che è nato a Vittorio Veneto, quindi è sempre della zona, insomma, questo Antonino Di Cara. Ha studiato la chitarra per 15 anni e cose del genere, e ha fatto questo disco che si chiama Novelle dell'Altrove. Purtroppo, io ho ascoltato i pezzi, mi sono piaciuti veramente, io sto cercando di poter trasmetterli, ma per poterlo fare ho bisogno di alcune liberatorie, se no non posso mandarli in onda. Però ci tenevo a parlare di questo Antonino Di Cara, perché avendolo ascoltato mi è piaciuto, e quindi inoltre che mi ripeto, mi piace, e quindi basta, amen, insomma, si è chiuso il discorso. Tutto qua. Prima dovessimo fare. Devo parlare del disco questo in effetti è l'ultimo lavoro di Antonino Di Cara. Però lui segue una tradizione folk, quindi è una tradizione che a me è molto cara. Il folk, come il country, eccetera. Anche se la mia deformazione viene da un qualcosa di molto ma molto più diverso del folk. Però insomma, ascoltandolo è una cosa interessante, però non voglio continuare su questa storia, perché non potendo far ascoltare il brano mi dispiace moltissimo, e la cosa resta là. Invece noi trasmettiamo solo musica con licenza Creative Commons, dove ci sono degli ottimi autori, come li state ascoltando, anche avete ascoltato in questo momento, per esempio Bert Jarrett per esempio, oppure quel gruppo Mama Vibe. Sono dei buoni gruppi che mettono a disposizione i loro brani sotto questo tipo di licenza, quindi se qualcuno se li scarica, li ascolta e li passa a qualcun altro, è tutto legale, perché questo tipo di licenza permette questo. L'importante è non deformare il brano, cioè non metterci dentro il proprio, perché questo tipo di licenza, almeno quelle che hanno scelto questi gruppi e cantanti che vi stiamo
facendo ascoltare, e l'importante è far sapere agli altri chi sono e che cosa è il titolo del brano, insomma, in effetti. Gianluca, vorrei che parlassi un attimino tu, perché io non sono nato per questa cosa, non sono un talk showman, come si dice, così, quindi preferisco che showman. Parli tu. Io mi trovo bene a parlare solo di politica, lo sai, quindi... Ecco, esatto, così cominciamo già gli accoltellamenti, Oh, è così, cosa vuoi farci? No, io naturalmente, allora, se posso prendere la parola, poi Saius. Scusami, ti interrompo. No, non ti scuso. Non me ne frega niente. Comunque, anche a me. No, ma la cosa importante, non ho avuto il tempo di far né ascoltare i brani di questo personaggio di Antonino Di Caro, né fargli leggere la biografia a Gianluca, perché sarebbe stato molto più bravo di me a interpretare la cosa. Vai, Gianluca, scusami. No, che volevi dire? Tutto qua? Fa tutto sto casino per dire... allora... Sì. Le cose vuoi che ti parli, sai? Io avrei delle cose da dire, ma tu mi dai l'autorizzazione e il consenso, mi lanci la palla su un argomento... Io ti lancio la palla perché tu stai facendo delle cose molto interessanti. Sì, tu non lo vuoi capire, te lo sto dicendo, anzi, mi sto facendo dei gestacci, perché dovete sapere che con Gianluca facciamo questa trasmissione, che noi ci vediamo e ci ascoltiamo con Skype. Quindi grande strumento della tecnologia. Quindi non è che siamo vicini uno a fianco all'altro, quindi sì, precisiamo. Abbiamo i tempi di internet. Come qualcuno mi ha chiesto, ma siete in uno studio, avete una cosa? No, noi siamo ognuno. Il nostro studio è la strada. È la strada, è stato il ponte tra poco, l'ospedale per me anche, ad esempio. No, cioè, non saranno contenti. Parlando seriamente, fai organizzando e fai delle cose serie. Sì, io naturalmente vengo un po' fuori. Ci tengo molto, lo sai questo. Sì, ti ringrazio, Saius, anche perché ne hai parlato bene anche l'altra volta. Ti ringrazio che mi dai anche l'occasione, ancora una volta, di parlare di queste mie attività extra professionali che faccio, derivanti un po' dalla mia comunque precedente vita teatrale e del mondo dello spettacolo in genere, nonché musicale. Sì, ringrazio Saius. Intanto saluto, naturalmente, prima che scappino, vista anche l'ora, che sono le 22:53 qui in Italia, le 10:53 di sera, prima che scappino per il sonno, la noia o quant'altro, saluto anche coloro che sono all'ascolto, ringrazio i miei in particolare modo amici e compagni d'avventure musicali che sono all'ascolto in questo momento, e ringrazio d'essere venuti, perché so che qualcuno c'è, come mi ha scritto via SMS sti disgraziati, e saluto quindi e saluto praticamente il gruppo con cui suono, il gruppo principale, diciamo, più importante, perché suono con vari gruppi, 2-3 nello specifico, però diciamo quello più importante, più e principale, naturalmente, perché facciamo musica nostra, e quindi, come dicevo, è anche, non che gli altri non siano altrettanto importanti, per carità, nulla da togliere agli altri, mi trovo bene con tutti. Sto parlando dei De Stasi, e ne approfitto, ringrazio Saius che mi dà la possibilità di parlare dei De Stasi, un gruppo a me molto caro, perché facciamo musica nostra, e come vi preannunciavo prima, è difficilissimo fare musica propria, non quanto per un aspetto tecnico nel fare la musica propria, perché io ho sempre massima ammirazione per chi fa musica propria, in quanto si parte sempre comunque, diciamolo così, fra virgolette, scopiazzando, o da una base praticamente personale, di vita, che anche di conoscenze musicali e di gusti musicali che uno ha avuto in passato, però dopo devi creare di punto in bianco qualcosa tu. È logico che non si crea dal nulla, come dice una formula fisica, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, o forse non era così, ma non so chi era. Volevo salutare i De Stasi, i componenti. So che il cantante dei De Stasi è eccezionale, mi piace troppo, ha una voce stupenda, mi sta ascoltando, lo saluto, non faccio nomi per non mettere in imbarazzo nessuno, perché dicono oppure se mi daranno il consenso, la vergogna saper cantare, no, sai. Però aspetta Rosa, tanto basta andare in internet e ci trovate, anzi vi consiglio andarsi a seguire, a sentire. È un gruppo inattivo a causa mia, perché purtroppo sono infortunato e abbiamo dovuto rinunciare anche questa settimana, purtroppo, a fare un'esibizione che era in programma per un contest, perché le mie condizioni fisiche, come sono state annunciate anche sul web, sono purtroppo non buone, e quindi avrò uno stop ancora per un po', non solo per problemi al ginocchio, come già sappiamo, ma anche per altri problemi, comunque fondamentalmente per il ginocchio, e purtroppo non stiamo andando bene, quindi mi dispiace che con i De Stasi non abbiamo potuto partecipare. Vi ricordo che se andate su Facebook e appunto digitate De Stasi, proprio D-E-S-T-A-S-I,
De Stasi, che sì, ha vari significati, che non è d'estasi ma è De Stasi tutto attaccato. Trovate la pagina Facebook oppure su MySpace, sempre De Stasi, e trovate, e ci trovate lì, insomma, così potrete ascoltare anche dei brani e farvi un'idea senza nulla pretendere, con molta umiltà, e non siamo certo delle rock star, però appunto ringrazio e saluto ancora una volta, perché mi spiace che purtroppo per le mie condizioni fisiche siamo andati un po' così a quel paese. E poi naturalmente saluto, ne approfitto, anche l'altro gruppo con cui suono, ecco, con loro facciamo, siamo un trio acustico. Allora, con i De Stasi io suono la batteria, motivo per cui appunto non posso suonarla, e col ginocchio scassato non vado da nessuna parte, invece con quest'altro gruppo che saluto perché so che anche l'altro cantante come me canta e suona la chitarra, lui fa soli, io invece accompagno semplicemente, siamo The Zuma Beach Band. Anche noi siamo sul sito, sul web, su Facebook, con The Zuma, scritto proprio Z-U-M-A, Beach Band. So che il nome è particolare, è della, diciamo, località dove Neil Young, insomma, è d'origine, e quindi perché appunto noi facciamo cover stile West Coast, soft country rock e anche southern rock, dove appunto canto, suono la chitarra d'accompagnamento, c'è l'altro mio amico, non faccio nomi perché chiederò anche loro la, come si può dire, Creative Commons, okay, insomma, se è d'origine, quindi, e quindi perché nomi, appunto noi facciamo, vi farò sentire stile West Coast radio, e ci trovate sempre sulla pagina Facebook appunto. E siamo un trio, dicevo, quindi noi due alle chitarre che cantiamo e suoniamo, il mio caro amico fa gli assoli, e abbiamo anche un violinista, un grande violinista, un caro amico anche lui, conosciuti in questa esperienza, e quindi siamo un trio acustico col violino che facciamo appunto queste cover, molto interessante, insomma, anche una cosa carina da sentire. Poi vi faremo sapere quando riprenderemo, tra molto probabilmente, si spera, più di un mesetto, quando sarà insomma possibile riprendere l'attività con loro. Bene, Saius, intanto io ho voluto parlare del mio aspetto musicale, poi di quello teatrale e appunto dei corsi che farò, magari ne parliamo dopo. Direi di mandare un altro brano, cosa dici? Vuoi mandare il brano, dici il titolo? Sì, oppure vuoi che legga l'articolo il secondo, oppure io ti manderei un brano, che stiamo annoiando un po' i nostri amici web radio. L'articolo lo leggiamo dopo. Mi interessava molto questo aspetto tuo, no? Perché così intanto me lo chi leggo, ti sente, perché ancora... No, perché chi ti sente anche sul programma che fai, The Rock Band History, sapere insomma dove vieni, chi sei, insomma, conoscerti un attimino. Se mi conosceste non mi dareste 2 lire, anche perché una moneta è un conio fuori corso, quindi avrebbe ancora meno significato. E il tuo pigiamino, con gli orsacchiotti, insomma, però la mia esperienza insomma risale da lontano, poi anche vabbè tournée col teatro, cose varie, qualcosa di musicale, ho visto un centinaio di concerti un po' in giro per tutta Europa, quindi parlando anche della mia rubrica, trasmissione o programma, come si voglia dire, che potete sempre sentire, infatti volevo ricordarvelo anche prima, The Rock Band History, quindi è una carrellata sulla storia delle rock band, diciamo per quello che si può fare, perché ovviamente io ho una decina di minuti scarsi a disposizione, che puntualmente sforo perché non mi manca la parlantina e l'essere prolisso, come tanti sanno e mi conoscono. Fatto di 24 minuti. Esatto, questa puntata di questa settimana l'ho fatta di 24 minuti perché, ragazzi, si parla dei Led Zeppelin, cioè non stiamo parlando di Pinco Pallo, di Gianluca che suona la chitarra, vi fa sentire i suoi 3-4 pezzi cabarettistico grottesco comici e buonanotte al secchio. Jimi Hendrix, quando lo farai? Jimi Hendrix è una rock band? No, è un artista singolo. Io parlo di rock band. Lo sai che è il mio idolo quello. Ho fregato, Saius. No. Ce ne sono tanti, ragazzi, tanti. Se per i Dire Straits, scusami Saius che continuo, se per i Dire Straits, che è stato il primo gruppo che ho trattato, a me molto cari, anche perché sono un fan storico, e ci sono stato 4 puntate, quindi 4 settimane, perché dovete sapere che ogni puntata va in onda ogni giorno nell'arco della settimana. Vedete il segnale orario delle 11, le 23, quindi sapete che siamo in diretta. Ogni puntata della mia trasmissione The Rock Band History va in onda ogni giorno per ben 4 volte al giorno nell'arco di una settimana, quindi una puntata dura una settimana, dal lunedì alla domenica, e la potete riascoltare ogni giorno a mezzanotte, quindi il primo, diciamo così, appuntamento è appena il nuovo giorno inizia, e quindi 4 volte al giorno, ogni 6 ore, significa alle 6 del mattino, per poi replicare alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, per poi riprendere con la mezzanotte del giorno dopo, sempre
tenendo presente che alla mezzanotte del lunedì mattina o notte, quindi giusto per togliere ogni dubbio, come ho detto anche in trasmissione, quella mezzanotte tra la domenica e lunedì scatta la nuova puntata, e puntualmente sono sempre dolori, perché il sottoscritto, che non riesce a registrarla mai in tempo perché si trova sempre incasinato fino all'ultimo, e poi prova riprova, non mi piace come l'ho fatta, accento veneto, errori, impaperamenti, tutte le cose che gli vanno dietro, con una bella valanga di parolacce che non dirò mai in diretta perché non mi piacciono, in quanto uno le tiene per sé nel suo privato, e queste sono cose che dico anche ai corsi, e naturalmente va puntualmente in onda, proprio tirato, il povero Saius deve anche lui tirare il collo. Bene, e quindi vi ricordavo The Rock Band History. Questa settimana, come la scorsa, sto parlando dei Led Zeppelin, quindi grande mitica band, e penso che ne avrò anche per loro minimo 4 puntate, quindi un mese, perché se per i Dire Straits, per quanto a me cari siano, ci sia stati 4 puntate, per i Led Zeppelin come minimo ce ne vorranno 4 o 5, vedremo. Naturalmente scrivete sempre nel blog, ve lo dirò fino alla nausea, il www.saiuswebradio.net, perché ci fa un immenso piacere se riceviamo delle vostre appunto notizie, se vi piacciono le cose, se avete delle preferenze, delle esigenze, dei suggerimenti, dei consigli, o anche semplicemente un feedback di indice di gradimento, a noi sarebbe ben gradito, perché ricordo che oltre a The Rock Band History trovate anche Due Chiacchiere con Saius, che è la sua rubrica, e appunto do la palla a Saius perché mi sembra che vi sto annoiando troppo, questa sera sono un po' fuori fase, sai Saius, i dolori si fanno sentire. Prego a te, Saius. Potevi prenderti un antidolorifico almeno. Non li piglio, lo sai. Vabbè, Due Chiacchiere con Saius l'ho un attimino interrotta perché i troppi impegni non mi permettono di poterla registrare come si deve, perché una piccola trasmissione da pochi minuti che faccio serve soltanto, diciamo, a esprimere il mio pensiero su un argomento del giorno tramite la lettura dei quotidiani che faccio tutti i giorni per tenermi informato. Se c'è qualcosa che mi colpisce, io esterno il mio pensiero e do voce, tutto qua. Però in questo momento è sospesa perché ci sono troppi impegni per mandare avanti la web radio, la web tv, e appena possibile riprenderò anche questa trasmissione. Mamma mia, che tetri che siamo. Avanti, Saius, un po' di vita, ragazzi. Siete sempre sulle web radio frequenze di Saius Web Radio. And so go on with the next sound. Andiamo avanti con il prossimo brano. Su con la vita, che sembriamo due vecchi rimbambiti. Che io lo dico sempre che ho 83 anni, porca miseria. Ma Saius, i nostri web radio ascoltatori, guarda che non ci sembra, Non sembra, perché sembra 98. Però, dai, Saius, Mi hai fatto tutta una carrellata di discorso. Poi a un certo punto siamo lì che dicevo: cosa faccio adesso? Cosa dico? Ma mi sei andato in cantina, caro Saius. Ma quasi, volevo andare in solaio invece. Si va in cantina, come si dice, in maniera teatrale. Dai, Saius, riprendiamo un po' di vita. Sai perché non mi viene una parolaccia da dirti, porca miseria? Ma non dirla, ti prego, perché io la so. Dai. Noi dicevamo di fare una trasmissione allegra, stiamo andando in cantina. Sono le 11 passate, abbiamo pochissimo tempo, dai, non possiamo tenere la gente come l'altra volta. No. Ce lo riprometto. Come vedi, stiamo leggendo poco gli articoli, perché la cosa che mi interessava, è presentare sempre di più la web radio, presentare quello che fai, le nostre trasmissioni, quelle che mandiamo in onda, certo. Perché sai, il web radio è stata conosciuta fino a poco fa diciamo come una web radio che trasmetteva solo cose registrate, ma anche noi siamo entrati nel mondo, diciamo, di fare trasmissioni dal vivo. Anzi, mi voglio rivolgere a tutti gli amici che ascoltano tramite la web tv, perché in questo momento ho mandato la nostra trasmissione anche sulla web tv, quindi un caro saluto a tutti gli amici, che non sono pochi, quelli che ci ascoltano tramite la web tv, che vengono a trovare Saius Web TV. Infatti hai fatto bene, Saius, a ricordarlo, perché siamo anche sulla Saius Web TV, e quindi, come dicevo anche prima, per chi si fosse messo anche all'ascolto adesso, abbiamo anche Saius, ha anche una web TV oltre che una web radio, che è importantissimo quello che diceva Saius, e non mi ricordo più cosa volevo dire. Va bene, è stato un piacere ascoltarti. Mandare un altro pezzo che Dicevo un altro pezzo, volevo dire che Saius, Jared. Sì. Aspetta, Saius, che mi è tornato il neurone a dirmi cosa volevo dire, cioè, che ha ragione Saius, cioè questa è una radio che fino a poco tempo fa, Saius mi ha rincorso per parecchio tempo chiedendomi
collaborazione, gli adobo in volentieri, è un piacere perché è un vecchio, un caro amico, diciamo, oltre che non metterci no, vecchio lui, però per piacere dopo pensano male che qua poi dicono che siamo come direbbe tutto. No, dicevo, cosa sia importante, che dà anche un punto in più a questa web radio, che adesso da poco appunto si è trasformata non solo in una web radio che trasmette comunque musica e cose registrate, ma anche in una web radio che sta cominciando a trasmettere delle vere e proprie trasmissioni, programmi o comunque rubriche in diretta. Ogni tanto Saius, vi annuncio, fa qualche incursione in diretta, qualche pomeriggio, qualche sera, anche da solo, senza di me, quindi ci vi provo, consiglio di venire almeno ogni tanto, che potrebbe essere che intorno alle 6 qualcosina lui fa, alle 18 di sera, ora italiana, CET, 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 Central European Time, così sapete più o meno di cosa parliamo. E quindi stasera ti dai proprio l'inglese, che è una cosa... Sì, è una cosa proprio che non vedevo l'ora, anzi, non, anzi, la proposta sarà, chissà, di fare The Rock Band History in inglese. No, qui ti fermo, perché la prossima trasmissione... La voglio fare dal vivo, che si chiamerà Radio Patana Libera. Che la patana va scarfata in coppa montagna, con bullo d'ora a pendola, no? Sì. Vai avanti così, vai. Chi ammucazza le aghile che è un po' ambasciato. Vabbè, dai, annuncia il titolo del brano. Va bene, allora riprendiamo. Cosa vuoi mettere adesso, caro Senzo? Dovrebbe esserci Love Lives On, una sì, cosa del genere. Bert, scusate, Jared, consiglio. Bert Jared, mi piace davvero molto. Love Lives On, ascoltatelo perché merita proprio questo grande artista. Vai, Saiuz. Love Lives On. You hold the nights drag on while we wait for sundown, so heavy air guitar and buzzkills. Why don't you walk around the subject show? I hate to say it, but sex and fun is all gone. Letters on the handle, so long don't show you, never care to see. What lives on in the careful heart you hold? Is it what's
You're listening to Sirius Web Radio, www.sirius.com or www.siriuswebradio.net. It's 12 past 11 here in Italy, about 12 past 11, and you're listening to an Italian web radio language speaking over there. Yeah, yeah. Bene, ciao, ancora un saluto a tutti gli amici che sono oltre Alpe, oltre confine, da tutto il mondo. Sappiamo che siete in tanti, anche dalla Germania. Vi salutiamo. Guten Abend. Non dico altro, anche se sto facendo posso dire tedesco. Che in questo momento abbiamo anche persone dall'Ucraina, sì, un e dalla Francia. Bonsoir à tout le monde, mi piace, à tout le monde. Scusate, mi limito a questo, l'ho studiato, però sono scolastico e il tedesco lo imparerò meglio man mano. Sono le 23:12. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Sirius Web Radio sul sito www.sirius.com oppure sul blog www.siriuswebradio.net, in cui ci potrete scrivere. Aspettiamo, e ve lo ricorderò fino alla nausea, come dico sempre, vostre notizie, un vostro feedback, un indice di gradimento, suggerimenti, richieste. Se scrivete anche subito in diretta, manderemo praticamente in onda, daremo voce alle vostre, diciamo così, parole nelle nostre cavità orali, ed in futuro daremo anche fiato alle vostre cavità orali quando potrete intervenire in diretta. Vi ricordo che tra l'altro 23:13, caro Sirius, noi tra poco spero che chiuderemo, anche per non annoiare, che poi a mezzanotte andrà in onda la replica della mia trasmissione The Rock Band History, dove per questa settimana, la scorsa e le prossime, si parlerà dei mitici, grandiosi Led Zeppelin. Quindi se vorrete ascoltarvi la trasmissione, poi vi ringrazio se mi lasciate un commento, un indice di gradimento, flaggando anche, quindi cliccando e selezionando diciamo così l'indice di gradimento, appunto, dell'apposito a casella sotto. E naturalmente anche le altre rubriche di Sirius, con due chiacchiere con Sirius, il riccio incazzato e tutto quello che trovate anche sulla rassegna stampa sulla Sirius Web Radio. Vai Sirius, che ti ho dato, certo, una bella... No, io volevo dire che te lo stavi scordando. Ti stavo ascoltando. No, mi stavo addormentando, beh, ci mancherebbe pure, insomma, a quest'ora. Cioè... No, sei tu che stavi dormendo mentre parlavi, guarda, visto che avevi chiuso gli occhi. Ah, guarda, no, io alle 21:12 di solito dormo. Mi hai fatto venire in mente una cosa molto interessante. Sì, il prego, incazzato è un personaggio, è un amico mio, insomma, che anche lui fa delle ottime riflessioni. Vi invito a leggere i suoi post sul nostro blog www.sirswebradio.net, perché fa dei... e sto cercando di tirarlo dentro a fare una trasmissione dove lui possa commentare anche in radio quello che scrive. Poi in effetti, anche se dice che non ha una bella voce, non si sente bene, però secondo me potrebbe anche lui fare delle cose molto interessanti. Io volevo essere un po' spiritoso, ma non ci riesco stasera con te, perché? Sì, non so, che infatti dicevo, e ho scritto anche ai miei carissimi amici che saluto ancora, che mi hanno scritto via SMS, li ringrazio per essere all'ascolto, e divulgate pure, fate pur sapere col passaparola, dopodiché io farò anche sapere via Facebook, mail, SMS a più persone, spero che si vada avanti bene. Se mamma infatti sapesse. Dicevo... Se mamma sapesse, mamma santissima. Infatti dicevo, questa sera siamo un po' spentini, caro Sirius. Anch'io, io chiedo venia, purtroppo tra i dolori e i problemi vari mi affranto il cuore sul frantoio. Ma ti prometto che lunedì prossimo ti faccio sentire. Dici sempre così. Allora, dicevo, sì, quindi chiedo scusa se magari non sarà di vostro ottimo gradimento, ma siamo in fase di miglioramento. Io direi, caro Sirius, di andare avanti col prossimo articolo. Se posso, mi autoconcedo io, dato così... Dai, così parlo sempre io, che già prima mi hai detto, così, visto che dai, sono le 23:15, tra poco è 16, pochi secondi ancora. No, perché dopodiché... abbiamo ancora qualche brano da far ascoltare. Abbiamo qualche brano, sarebbe, i brani, non sarebbe tardino. Vorrei approfittarne per ricordare a tutti. Intanto saluto ancora i miei carissimi amici d'Estasi, il gruppo con cui suono, facciamo musica nostra, nella fattispecie il cantante Manuel, che lo ringrazio ancora, che è all'ascolto. E vi suggerisco di andare nella pagina Facebook d'Estasi, oppure in sesso malamente, facciacci, che praticamente trovate appunto nel sito. Ascoltatevi i brani, magari se mettete vi piace, fate quello che volete, io non voglio obbligarvi. Però mi prometti una cosa,
No. Che, no, che li ascolteremo anche in radio, sì. Web radio. Sì, sì, tra l'altro. E non solo li ascolteremo in web radio, ma in contemporanea vorrei con i tuoi amici, il gruppo, sì, fare un qualche cosa con la diretta. Certo, certo, sicuramente Manuel sarà contento, adesso vedrà che mi arriva un sms da lui, ho già chiesto con lui che è il cantante strepitoso, come dicevo, con la voce, e poi saluto anche Marco alla chitarra solista, Piero al basso, un grandissimo bassista, come gli ho sempre detto, uno dei migliori, dei più grandi bassisti con cui io personalmente ho suonato, che mi piace tantissimo come suona, e anche Marco eccezionale con gli assoli, peccato che noi siamo fermi un po' così, ma magari andremo fuori, possiamo piacere come no, per carità, non è che stiamo dicendo comunque che siamo... promesso, promesso. Allora, sì, amici, io ringrazio Saio, tenetevi presente, ringrazio... che uno delle certo, dei prossimi lunedì sì, faremo tutta una puntata sul gruppo sui Destasi. Sì, io ringrazio Saius che mi dà questa grande offerta e sicuramente no, i ci ragazzi tengo a saranno... conoscere. E sicuramente i ragazzi saranno contentissimi. Guarda, Manuel mi ha appena scritto disponibilissimi. Quindi, caro Saius, in futuro ti daremo anche qualche live nostro, magari qualche video da mandare sulla Saius Web TV. Ti ringrazio, questa è già da anni che me lo dici. È una cosa carina anche quella. Sì, sì, ma poi vedremo. E naturalmente anche per non far torto a nessuno, The Zuma Beach Band, che naturalmente saluto il Roby e il Seba, che sono i miei compagni di viaggio. Ci divertiamo, mi diverto un sacco con loro perché dal ruolo del batterista che ho con batterista, io non mi definisco. Finisco tale adesso Manus in cavola, non sono un batterista, io sono uno Oddio, che suona quella gamba. Quella gamba no, però anche quella gamba e quella sola suono la batteria. Io non mi definisco un batterista, non mi permetterei mai di offendere la categoria, ma mi diverto a suonare la batteria. Con gli Zuma Beach Band invece mi diverto tantissimo a suonare la chitarra e quindi passo dal ruolo posteriore e qua mi fermo con le battute nel retroscena. No, perché saluto... guarda che stavo intervenendo io, Sto rischiando dal ruolo di batterista o di saluto alla batteria. Caro Gaio, da... caro Gaio. Caro Gaio lo dirà, caro verduriere, caro No, con tutto rispetto, io ho molti amici. Scusi, che ammiro anche. La verdura paga? Tu sei disgraziato perché mi sfotti sempre su questa cosa. Sai che io... La verdura paga? No, allora sono finito. Dire così che mi fai passare per quello che non sono, però ho tanti amici che a me, io mi ci trovo bene. Comunque, appunto, dicevo, con il Zuma Beach Band invece... Nulla da dire a Cipire, facciamo... sei tu. Disgraziato. Con sei il Zuma tu Beach Band invece... Mi fa parlare... Io cerco di tergi e versare e tu invece... No, perché versi. Stasera sto cercando di metterti in difficoltà, no? No, non mi metti in difficoltà. Guarda, non sono neanche... Non sono cambiato di colore, non sono un camaleonte. Dicevo invece con gli Zuma Beach Band. Andate sempre in Facebook. Ma perché ti sei messo a torso nudo adesso? No, non sono a torso nudo. Non credete a quello che dice Saius, anche perché costa freddo. E invece con loro mi diverto a suonare la chitarra. Baffanculo a Saius. Come hai fatto dire la prima parolaccia? Sei con... Avete visto che gli ha fatto dire la parolaccia? Disgraziato che io non le voglio dire in pubblico, solo in privato, e sono il re della parolaccia nel privato. In pubblico l'hai detto, però in pubblico non si dicono, non è bello, ne sentiamo anche troppe. Va bene, allora io piglio la palla al balzo anche perché prima Saius hai avuto la carineria di dirmi anche di parlare delle altre cose. Oltre, ho voluto calcare un po' la mano sui gruppi che sono appunto i Destasi e i The Zuma Beach Band, poi anche i Turbine, un altro gruppo con cui ho suonato. Ma lì le cose sono un po' instabili. Turbine, andate anche lì in Facebook e trovate e sentite, anche lì ho suonato la batteria, musica nostra, però le cose sono ancora ferme perché siamo alla ricerca di un bassista, poi io con i vari problemi fisici che ho avuto ultimamente, con l'infortunio e tutto, non riesco più a seguire, anche perché non seguo neanche quelli io. Vabbè, e tra le varie cose invece che andrò a fare prossimamente ci sono questi corsi e laboratori teatrali di lettura espressiva. Finalmente anche qui ci sei arrivato. Sì, infatti ho calcato molto la mano sui gruppi, appunto i Destasi in prima linea, The Zuma Beach Band, con cui mi diverto a fare le cover, diciamo country, in cui canto, quindi da batterista passo poi in prima linea come frontman, intrattenitore davanti con la chitarra, e mi ci diverto molto, e dopodiché appunto i Turbine, altro gruppo con cui suono la batteria, musica nostra, hard rock, e con i Destasi facciamo rock cantato in italiano, sempre musica nostra, e invece con gli Zuma cover band cantata in inglese della West Coast. Per invece per quanto riguarda il teatro, io appunto farò queste due serate di presentazione, condizioni fisiche permettendo, ma comunque sono solamente due serate di presentazione per vedere quante persone ipoteticamente possano
o vogliano partecipare o potrebbero partecipare a questi corsi, in cui praticamente faremo un primo incontro introduttivo. E si tratta praticamente, per quanto riguarda, nella zona di Treviso, esattamente in città Treviso, con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS, della sezione provinciale di Treviso. Praticamente andremo a fare questo corso teatrale di lettura espressiva dopo l'esperienza più che positiva che abbiamo avuto l'anno scorso, e mi fa piacere e ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato, e ringrazio anche per essere persone molto carine e per aver anche apprezzato quello che io ho trasmesso, i miei insegnamenti. Per carità, io non sono nessuno, anche se ho fatto comunque il mio percorso come tanti, e li ringrazio veramente per aver voluto rifare questa esperienza, o comunque in ogni caso per richiedere, perché anche grazie a loro se ripartiamo, poi vedremo quanti lo rifaranno e quanti vorranno venire. Quindi si tratta di questo corso teatrale di lettura espressiva e public speaking. Dico corso teatrale perché ecco le parole quanto sono importanti, e lì lo vedremo anche nella lettura, perché comunque cerco e si parte dalla preparazione, diciamo, più ampia e vasta possibile, nonché cioè da quella teatrale in sostanza, perché ricordo che la preparazione teatrale è quella che ha il più ampio ventaglio di offerta e di cammino e percorso per prepararsi bene, perché un attore, o comunque diciamo così, una persona che vuole parlare in pubblico, ecco per cui diventa anche importante il public speaking, è importante che attinga dalle diciamo così, dalle tecniche teatrali. Perché? Perché le tecniche teatrali sono quelle di base che servono in varie e tutte le discipline, anche nella danza, nel canto, quindi nel ballo, nella musica. Qualsiasi cosa deriva sempre da qualche tecnica teatrale, perché poi alla fine sono sempre cose artistiche correlate tra di loro, e l'una non sta senza l'altra, perché anche un attore deve saper oggi più che mai cantare, ballare, danzare, suonare uno strumento, tirare di scherma, andare a cavallo, equitazione, nuoto, deve essere sportivo. Certo, se mi vedessero, io non sono proprio l'apoteosi, e magari non faccio come sempre la mia bella figura qui per dare un buono spunto, per dire beh, andiamo, perché magari come al solito quando uno deve dimostrare qualcosa è quando è il momento in cui decade tutto il palco. Però a Treviso, appunto, mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 20:45, verso le 9 insomma, presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi in Viale Orleans numero 4, al sesto piano, lì a Treviso faremo questo primo incontro introduttivo in cui vi presenterò, insomma, cosa ipoteticamente si potrà andare a fare nel corso. Saranno 6 incontri per un incontro a settimana, vedremo poi quando cominciare, se comincerà, perché naturalmente tutto da concordare anche in base ai partecipanti, e naturalmente sarà comunque a numero chiuso, perché io voglio sempre puntare sulla qualità, perché ovviamente meno siamo meglio è, ma ovviamente ci vuole un minimo per partire, e perché così posso seguire anche ogni singola persona al meglio. La segreteria dell'Unione Italiana Ciechi, a cui potete chiedere informazioni o rivolgervi per qualsiasi cosa, ha un numero di telefono fisso che è lo 0422547766, ripeto 0422547766, oppure l'email che è uictv@uiciechi.it, ripeto uictv@uiciechi.it. E questo per quanto riguarda allora mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 20:45, alle 8:15, anche 9 circa di sera, presso l'Unione Ciechi di Treviso. Poi invece, per quanto riguarda l'altro che terrò in provincia di Treviso, più verso la parte ovest, esattamente a Vedelago, in provincia di Treviso appunto, presso la scuola d'arte, l'altro si tratta più di un laboratorio teatrale. Ecco, qui andiamo un po' più sullo specifico, le cose saranno più o meno le stesse, però questo, essendo un laboratorio teatrale di lettura espressiva sempre, quindi andremo a trattare comunque la voce, l'esposizione in e per un pubblico, l'addizione, il public speaking, perché indirettamente poi salta fuori anche il public speaking. Questo è sempre aperto a tutti, quindi anche tra giovani e adulti che desiderano appunto migliorare o comunque imparare ad avere una buona lettura ed esposizione per un pubblico. Questo invece si terrà il martedì 28 febbraio 2012, sempre alle ore 21 questo, l'altro il mercoledì 22 alle ore 20:45 a Treviso, e questo il martedì 28 febbraio alle ore 21. Qui si tratta invece di due incontri in più, sono
sono 8 incontri, 8 lezioni, sempre da 2 ore ciascuno. Se volete contattare la scuola d'arte che è in via Vicenza numero 28 a Vedelago in provincia di Treviso, il numero di telefono è 348 16 35 109, ripeto 348 16 35 109, che è appunto il numero di cellulare Vodafone, quindi è sempre disponibile. Oppure andate sul sito della scuola d'arte, che è www.scuoladarte, tutto attaccato e senza nulla in mezzo, .net. Quindi www.scuoladarte.net, potete contattare. È gradita una sorta di prenotazione, diciamo, per quanto riguarda la serata introduttiva. Ripeto, è una serata introduttiva in cui vi spiegherò al meglio su cosa andremo a diciamo a giocare. È bello dire giocare, perché vi ricordo, come dico anche ai ragazzi e a coloro che mi hanno conosciuto e ben saprete, recitare è all'italiana, però in inglese, in francese e in tedesco si dice appunto, traduciamolo in italiano, giocare. Traduciate. Quindi to play è traduciato, sì, vi piace. Questo vi fa capire che come che bell'insegnante e docente che avrete. E come sempre, quando uno se deve fare una cosa, no, allora, quindi vi dicevo, giocare, quindi andremo a giocare con i nostri sentimenti e non solo, nel senso buono. Comunque io come preparazione vengo fuori, sì, ho fatto teatro un po' ovunque, un po' di tournée, tra l'inizio le commedie brillanti, poi la commedia dell'arte che mi ha permesso di girare un po' mezzo Europa, perché è una cosa che permette l'esportazione, detta così, pare brutta, del teatro italiano, perché all'estero, specie in Germania e anche in Belgio dove siamo stati, nonché in Francia, in Egitto e varie altre nazioni, ci studiano molto con la commedia dell'arte, perché è una forma di teatro storica, italiana, tipica anche per il modo in cui viene rappresentato lo sketch, da cui poi trae anche spunto parte del teatro moderno, nonché cabarettistico. Vabbè, ma qui non mi dilungo. E naturalmente poi ho comunque fatto un percorso anche diverso, facendo una scuola, un'accademia d'arte drammatica presso il Teatro Stabile del Veneto con il grande mitico Terrani, un mio grande maestro. Per cui alla fine mi riconduco un po' agli insegnamenti del grande Terrani. E sì, io non sono lui, è ovvio, sono un allievo, un ex allievo diplomato. E come dico sempre, con molta umiltà ed onestà, quindi non essendo lui, come tanti magari si spacciano per chissà cosa, sono io. No, no, ma cioè, no, è importante, vedi, sì, io ti tengo perché molte persone, cioè chi ci ascolta, non sa chi sei, no? Anche per la fortuna, presentazione. Per fortuna, perché se lo sapessi. No, ti eviterebbero, cioè proprio come cerco di fare io, no? Scherzi a parte. Sì, comunque, Gianluca già ha fatto un'esperienza del genere, già ha fatto un corso, quello che non so, mi ricordo che cosa si trattasse. No, ne ho fatti già diversi. No, sì, ma l'ultimo che hai fatto, dove sì, c'era anche la persona che conoscevo io, che è rimasto molto contento di questa cosa. No? Sì, sì, quindi, sì. Ma sì, mi fa piacere. Io direi, insomma, innanzitutto partecipare a questa serata introduttiva e capire di che cosa si tratta, e poi conoscere Gianluca da vicino e vedere che personaggio è. Quando lo vedete, dite calma. Mi scappate. No, mi mettete le mani nei capelli per comunque, quei quattro che vi sono rimasti. Con tutto questo, stasera gli articoli non li leggiamo, non ci interessano. Esatto, che perché sono stata, le 23. Questo è stato molto più importante, secondo me. Che sì, no, io ti ringrazio veramente. Anche perché l'articolo ti dico. Però ricordati, aspetta, che ci tengo che i tuoi gruppi, c'è dove suoni. Guarda, ti ringrazio, porti in radio, perché la cosa che ottengo questa è far conoscere le persone, far conoscere i gruppi, i cantanti, perché è una cosa molto molto importante, perché non si hanno tante, diciamo, come devo dire, tante opportunità, ci sono tantissime opportunità fasulle, ma non, cioè ovviamente far conoscere la propria attività ai gruppi e far conoscere che cosa fanno è sempre molto importante. Bene, io direi Sanders di partire con sì, il terz'ultimo brano, se non sbaglio, sì, stasera, sì, sì, quello che vuoi, che è il Mamma Vibe. Sì, dai, torniamo a loro, dai. Da Reg Vibration, sempre con come si dica? Dillo tu, perché io mi impappocchio. Allora, i Mamma Vibe con Reggae Vibration, oppure i Mamma Vibe con Reggae Vibration, oppure i Mamma Vibe. Vai a Brescia, insomma, in poche parole. Attenzione, vai a Brescia se ci arrivi con la neve. O i Mamma Vibe Reggae Vibration, o i Mamma Vibe Reggae Vibration, alla Veneto. Andiamo ad ascoltarci American Friend. Vai, yeah, Sais. Yeah. Yeah. Yeah.
dicevo, siete l'ascolto di Saius Web Radio. Almeno non c'è nulla di normale nel nascondersi dietro a ipotesi che crollano dinanzi all'infinita avidità. Troppo tardi ormai per confondermi, è sufficiente il sangue che già passa intorno a noi. You listen what I said, I go and let you hear now. You listen what I said, I go and let you hear now. Immagini ora scorrono sul mio televisore, ma gli occhi si rifiutano, non vogliono vedere la faccia utilizzata come giustificazione. Vorrei capissi almeno che un'azione militare non ha un alibi, ma solo complici, completamente schiavi della loro avidità. Troppo tardi ormai per confondermi, è sufficiente il sangue che già sparso intorno a noi. Nuova vita, che questa guerra in fondo porta solo confusione, non libera nessuno, ma anzi esercita oppressione in una terra ferita, già consumata dall'odio. Ferita violentata in nome del petrolio. Bene cari amici, ci siamo ascoltati un altro brano stasera, dei Mama Vibe. Questo è un gruppo italiano, per questo sono orgoglioso, perché fa dei bei pezzi, anche se possono sembrare un po' delle volte un po' impegnati. Sì, un po'. No, impegnati, perché sì, parlano anche di politica. Sì. Io non vi dico, diciamo, adesso sì, l'atteggiamento di Gianluca che ho visto a video. Ma chi mi conosce ben crederà quel che tu racconterai. Non alla notizia di quante persone, quando si è alzato in piedi sulla sedia e saltava sulla sedia sentendo sto pezzo, e che cosa ha fatto? Perché gli mancava solo il palo della rap dance. Sì, non per il pezzo, devi precisare, perché mi ha dato una notizia degli ascolti che abbiamo avuto questa sera. No, cioè, grazie anche al portale Justin e alla Web TV, stasera abbiamo fatto veramente l'esplosione, è stata veramente interessante la cosa, però parliamo di altro, parliamo di qualcosa di... Ormai siamo arrivati capperi, sono le 23.35. Sì, sono 23.35, sì, sì, sì. Abbiamo due brani ancora da ascoltare, io direi di accennare una cosa. Sì. Se tu hai qualcosa ancora da dire riguardo ai gruppi o riguardo ai corsi che stai facendo... Sì? Se vuoi dire qualche altra cosa, giusto? Sì, no, io volevo semplicemente... Ascolta, può... insomma, perché... no, io,
Sì, io volevo semplicemente ringraziare te, caro Saius, perché veramente sei un grande, dando la possibilità a me. Naturalmente poi è anche uno scambio reciproco, perché poi noi faremo anche pubblicità anche alla Saius Web Radio tramite i nostri contatti, quindi logico che è una mano lava l'altra, anche se è brutto da dire. Però ti ringrazio davvero. È sempre una cosa molto passaparola, sì, l'aiutarsi senza farsi la guerra tra poveretti, come dico sempre io. Naturalmente voglio proprio ringraziarti di cuore a nome mio per tutto quello che riguarda le mie cose personali, e immagino poi anche a nome dei Destasi, degli Zuma Beach Band, o anche dei, diciamo così, dei Turbine, mi faccio io portavoce, anche se loro non lo dicono, ma è logico che è implicito, ringraziarti davvero di cuore per avermi dato la possibilità ancora una volta, per insistere tu addirittura, che è la cosa paradossale, per assurdo quasi. Ma perché credevi nelle tue potenzialità? Quindi... No, beh, oddio, poi magari non piacciono, no, chi lo sa. Non è adesso fare questi complimenti reciproci, eccetera. No, penso, allora continuiamo così fino a mezzanotte. Perché una persona che suona, quindi una persona che è nel campo musicale, bene o male, sì, non è che io gruppi. Sia questo grande però, fenomeno, cioè, per carità. Può dare un qualcosa in più alla web radio, in quello che credo, perché se ho messo su questa web radio vuol dire che ci credo, certo, e quindi ti do anima e corpo e ci tengo. Sia sempre sotto l'aspetto politico, se voglio parlare di cose, di politica, eccetera, ma soprattutto di cui campo mi dissocio. Musicale. Tu ti dissoci sempre su questo. Mi dissocio musicale, perché voglio sopravvivere. Ma sopravviviamo tutti, insomma. Sì, alla fine. Per carità, anzi, non condivido parecchio. Ma io, come dico quando faccio il registro Due Chiacchiere con Saius, ci dico sempre meravigliose giornate a tutti. E io invece non vi dico. Comunque vadano le cose, devono essere sempre meravigliose giornate. Certo, Saius, quindi io volevo manifestarti tutto il mio, naturalmente, amore in senso buono e gradimento e con riconoscenza. Oh, non fraintendete, mi raccomando. Sì, tutti fraintendono, però poi sappiamo, dai. Io ho la disgrazia che tutti mi fraintendono, ma sono così esuberante e non sempre viene apprezzato in questa mera società di ipocriti. No, allora ti ringrazio, volevo manifestare tutto il mio affetto e ringraziamento e riconoscenza nel fatto che mi dai questa possibilità, e questo voglio dire anche per onestà e correttezza, senza nulla togliere a tutti gli altri gruppi, non è che io perché ho questa possibilità tramite Saius ne voglio approfittare, anzi ripeto, è Saius che per anni mi dice dai ai gruppi metti qualcosa, io dico sempre no, non mi va, mi secca, non perché mi vergogni o non solo per quello, ma anche perché mi pare brutto approfittarne. Per cui naturalmente se voi avete dei gruppi contattate comunque Saius, non vi preoccupate, lui vi dà spazio altrettanto come lo dà a me, che gentilmente ringrazio perché collaboro e mi conosce in prima persona, lo darà e lo daremo a tutti indipendentemente, quindi non vi preoccupate, io ringrazio, naturalmente non ne approfitto di questa situazione, nonostante il conflitto di interessi che potrebbe essere crescente, anzi... Urca, cosa ho tirato fuori? Per fortuna che non leggiamo gli altri articoli che erano belli. Volevo parlare di Ruby. No, dai, finalmente siamo tranquilli. Ruby lupa al cuore. No, e allora io vi ringrazio. Mi piace neanche quella ragazza. Vabbè, io Saius voglio ricordare che sono le 23:39 e che tra una ventina di minuti circa dovrebbe andare anche in onda, siamo in ritardissimo, dovrebbe andare anche in onda la mia trasmissione a mezzanotte, The Rock Band History con i Led Zeppelin, quindi magari direi di chiudere tra poco. No, vabbè. Io direi di mandare il andare direttamente a mezzanotte. Ci sono altri due brani, sempre un altro di Mamma Vibe, ho capito, e poi dai, c'è Bert Jarrett. Quale vuoi mandare dei due? Ti leggo l'articolo, dai. No, non leggere l'articolo, mandiamo un brano. Ragazzi, mandiamo un brano. Va bene, allora io direi di fare ancora i Mamma Vibe. Sì, perché chiudere, poi vorrei come chiudere... giustamente dicevi tu, con Bert Jarrett. Sì, voglio chiudere con Bert Jarrett perché mi piace davvero tanto, sconosciuto. Naturalmente io un'altra cosa che volevo precisare, coloro che poi invito a restare in ascolto, se hanno tempo purtroppo ancora un po' per ascoltarsi questa puntata del Rock Band History, per avere un'idea, poi io ogni puntata cambio anche stile, finché non trovo quello giusto mio e anche quello che può piacere a voi. Comunque da domani va la registrazione della puntata, va messo su YouTube e anche sul Bravissimo. Blog, sul sito. Bravo Saius, hai ricordato una cosa importante, perché ma lo diciamo puntata... dopo, io direi sì, di ascoltarci il brano, lo diciamo dopo, sennò i miei ragazzi dicono ah guarda ci insegni tante cose poi tu sei il primo che sbagli. Sì, io sono autorizzato, grazie. Dopo. Allora dopo e quindi, come facemmo noi
Sì, allora ascoltiamo. No, volevo precisare questo, non per fare quello che se la tira, per carità, anzi stasera me la sto facendo molto quello che se la tira, di solito sono molto più umile e mite, e cosa significa non lo so, però l'ho detto perché mi piace è riservato. Ricordati che però non abbiamo molto tempo. Sì, no, volevo dire che naturalmente The Rock Band History è anche, insomma, è raccontato da me, naturalmente attingo le varie informazioni da varie fonti, libri e quant'altro, e questi gruppi, queste persone, artisti di cui vi parlo, molto spesso li ho anche visti, ho avuto la fortuna, grazie anche a un amico che mi ha così indirizzato verso il rock, l'hard rock, blues e compagnie varie, a vedermeli anche in giro per l'Europa, vari concerti, avrò visto, adesso non per farlo, Sbrun, ma avrò visto un centinaio di concerti di artisti vari, famosi naturalmente, e anche no, un po' sparsi per tutta Europa, tra Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra, Francia e nonché anche Italia, che devo dire che all'estero è sempre bello, quindi parlo anche con un po' di cognizione di causa e vi consiglio anche, ci metto un po' di passione, quindi è anche detto in un certo modo, quando vi dico magari questo artista tipo Led Zeppelin, Jimmy Page, andatevi anche a vedere qualche video dell'epoca, adesso io mi sono fermato al 70, al 69, 70, quindi i primissimi anni, andatevi pure a vedere qualche video con la fortuna che abbiamo di YouTube, per cui devo tagliare. Ok, bene, andiamo avanti. Andiamo con i Mamma Mia, perché se no la tua trasmissione non la potranno ascoltare gli amici. E non è un bene, ve la faccio io in diretta, che per frega, tanto succede. Se vuoi possiamo farla in diretta. Va bene, dai. No. Allora, andiamo ad ascoltare con i Mamma Mia Reggae Vibration, Vivere. Su www.sciencewebradio.net, il nostro blog, scriveteci, e anche questa aveva un accenno di due note della zona. Pensi di sapere quanto bruci avere una verità che non si cucirà mai, e non sai quanto costi avere mille carte in mano, un'ombra che ormai sceglie il gioco per te. Passi che non sempre sono giuste le mie decisioni, perché sono idee concepite al sole del mio credo, dove vivere vuol dire scegliere da sé. Armi, disarmi, ogni giorno sparri in un solito replay. Passo distante, disposte a ripetersi ancora. Giorni scarni in un solito replay. Passo distante, disposto a ripetersi ancora. Armi, disarmi, giorni scarni in un solito replay. Passo distante, disposto a ripetersi ancora. Armi, disarmi, giorni scarni in un solito replay. Passo distante, disposto a ripetersi ancora. Yaman, yeah, Yaman, yeah, Yaman. Yeah, play. Fatto distante, disposto a ripetersi ancora. Armi, disarmi, giorni scarni.
giorni scarni un solito replay. Fatto di scambi, risposte, ripetersi ancora. Arti di scambi, giorni scarni un solito replay. Fatto di scambi, risposte, ripetersi ancora. Va bene, cari amici web radio ascoltatori, stiamo giungendo al termine di questa lunghissima trasmissione in diretta, praticamente stiamo quasi toccando le due ore, sono le 23.47, ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto, in particolare i miei amici, non solo, beh, vi ringrazio perché avete appunto manifestato anche il vostro apprezzamento, consigli e cose varie, anche via SMS, vi ringrazio tutti, e ringrazio naturalmente coloro che sono all'ascolto anche dall'estero. Thank you very much for coming here on www.sayus.com or www.sayuswebradio.com.net, sorry. It's my fault, my mistake, yeah. And you can write on our blog. Thank you very much and see you next Monday evening at 10 o'clock in the evening, of course, here in Italy. Where you have, I don't know what you have. Bene, quindi ho ringraziato gli amici dall'estero e naturalmente ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto. Andiamo al termine perché veramente questa sera ci siamo dilungati parecchio in chiacchiere. Come al solito sembra che il tempo non debba mai trascorrere, poi alla fine siamo arrivati alle 23.48, tra poco andrà in onda The Rock Band History, appunto la trasmissione. Abbiamo anche l'ultimo brano da far ascoltare. E abbiamo l'ultimo brano che a me piace molto di questo artista. Bene, caro Saius, cosa voglio ricordare una cosa che è molto importante. Allora, vai, tutti gli amici, questa trasmissione che è stata registrata in questo momento, la metterò in onda su YouTube. Quindi chi l'avesse perso o vuole far ascoltarla qualcuno, qualche amico, qualche conoscente, lo può fare, o su YouTube, direttamente anche sul blog, perché metteremo il link anche sul blog per poterla ascoltare. Io direi invece di non dilungarci molto, volevo soltanto salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato e parlate di Science Web Radio con tutti quanti, i vostri amici, i vostri conoscenti, fate in modo che più persone possibile possano ascoltare questa web radio. Vi auguro felici giornate, meravigliosi giornate a tutti quanti. Lascio l'ultima parola al grande Gianluca e poi partiremo con l'ultimo brano, ok? Certamente, ti ringrazio per il grande inteso in tutti i sensi, immagino. Quindi anche dicevo grosso, se volevo dire qualcosa. Sì, grosse, allora alla tedesca. Naturalmente, ringrazio naturalmente. Bene, io ho chiuso. No, scherzi a parte. Allora, io ringrazio ancora Saius per avermi dato la possibilità e sono contento di aiutarlo di questa meravigliosa esperienza insieme. Vi ricordo l'appuntamento per lunedì prossimo. Lunedì, se non erro, col calendario sotto mano, 20 febbraio 2012, sempre alle ore 22 ora italiana, in diretta su Saius Web Radio per un altro appuntamento in diretta insieme. Naturalmente aspettiamo le vostre notizie, un vostro feedback, qualcosa riguardante quello che avete ascoltato questa sera e tutte le varie trasmissioni e programmi, per avere ovviamente un vostro così non so, diciamo feedback, ma naturalmente aiuto. Naturalmente mi stanno distraendo quei disgraziati che mi stanno scrivendo così, eccoli là. Guarda, non gli par vero, così vi dicono, vediamo se il Gianluca lo riusciamo a far impaperare. Ci sono riusciti. No, dicevo, ringrazio. Ho fatto dire una parolaccia anche. Però sì, diciamo, sì, ma l'ho detta così ironicamente alla napoletana un po'. E allora bene, vi lasciamo con l'ultimo brano. Ringrazio ancora Saius per avermi dato la possibilità di parlare dei gruppi con cui suono, i The Stasi, i The Zuma Beach Band e i Turbine, nonché le attività anche teatrali. Io naturalmente faccio anche corsi di o laboratori teatrali di lettura espressiva o comunque laboratori teatrali, ce ne sarà appunto uno il mercoledì 22, un incontro introduttivo intanto di presentazione mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 20.45 a Treviso in Viale Ordinance numero 4 al sesto piano presso l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Treviso, e uno invece il martedì 28 febbraio alla Scuola d'Arte di Vedelago, praticamente 8 lezioni anche qui, sarebbe sempre un incontro introduttivo, e vi aspettiamo appunto il martedì 28 febbraio 2012 alle ore 21. Poi naturalmente io faccio anche altre serate, presentazioni, letture e quant'altro. Poi
se uno mi vuole anche contattare per fare qualsiasi cosa, tipo prossimamente appunto dalle letture di poesie e quant'altro, nonché registrazioni per letture e tutto quello che può essere l'ambito teatrale e non solo, quello che gira intorno. Bene, quindi ringrazio il Saiuz per avermi dato questa possibilità. Vi ricordo che questa puntata, come diceva Saiuz, sono 23:51, vado velocissimo, questa puntata sarà a disposizione sul sito e su YouTube per riascoltarla, se volete risentirla, c'è qualche punto che volete sentire meglio, e se volete soprattutto anche farlo sapere ad altri. So che non è carino, non è elegante, signorile. No, elegante, signorile. Elegante, ok, Saiuz mi dà l'autorizzazione, per me no, e chiedervi di fare il passaparola, quindi di pubblicizzare tutto ciò. Vi ricordo The Rock Band History, che va in onda tra qualche minuto a mezzanotte, ascoltatevela pure per tutte le 4 volte che va al giorno, fate il passaparola anche lì. E per quanto riguarda The Rock Band History, volevo ricordarvi che anche quella sarà a disposizione molto probabilmente a breve, grazie a Saiuz, che ha anche restaurato il sito www.saiuz.com, per quanto riguarda le puntate precedenti, intanto le prime 4 in cui si è parlato dei Dire Straits, e poi successivamente avrete a disposizione forse anche le altre man mano che andiamo avanti, oltre che doverle aspettare in diretta su Saiuz Web Radio. www.saiuzwebradio.net è il nostro blog dove poterci scrivere, mi raccomando, scrivete, e www.saiuz.com è appunto il nostro sito web dove trovate la Saiuz Web Radio e la Saiuz Web. Bene, Gianluca con un dente in meno vi saluta. Ehi, il titolo del brano, dai, l'ultimo. Okay, miseria. So, thank you very much for listening to us all tonight, 2 hours a day, for all these hours. I want to thank you for staying here with us, and www.saiuz.com. Non trovo il titolo, Rosario. Eccolo là. Io nel frattempo stavo girando le pagine che ho qui e parlavo come mi veniva prima, l'inglese. Bacio alle mani a tutte le amici dalla Sicilia. Ciao a tutti con questo brano. Un salutone alla Madonnina, Dio buono. E un finale con la canzone, la numero 14 di quest'album, che è di Bert Jarrett, Miles of View, da Saiuz Web Radio. Gianluca e Saiuz, ciao e alla prossima, a lunedì prossimo, ciao. It all comes down like stone. It sends you off alone. Finds its way through the unknown. Of you, you know it's still the way it was. Though it's changed beyond repair, it's sleeping with you where. Understand.